Buon pomeriggio dalla redazione, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di live che si apre con la cronaca e in particolare quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Brescia. Un sistema operato da tre persone, presunti responsabili, finiti in manette che erano appunto riusciti a ottenere dei finanziamenti, dei prestiti, tra l'altro in buona parte garantiti dallo Stato, fornendo dei documenti falsi o comunque alterati per nascondere il reale stato in cui versava questa società. Tutti i dettagli. Tre persone arrestate, svariate perquisizioni, oltre a 6 milioni e 700 mila euro sequestrati. Questi i principali numeri dell'operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza di Brescia per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, bancarotta, autoriciclaggio e false comunicazioni sociali. Al centro di tutto ci sarebbe un agente bresciano di un intermediario finanziario che, con l'aiuto di un collaboratore e del legale rappresentante di una società, avrebbe consentito a quest'ultima di beneficiare di tre prestiti assistiti, per la maggior parte dal Fondo Centrale di Garanzia a favore delle PMI del Mediocredito Centrale. I finanziamenti sarebbero stati ottenuti presentando documenti falsi e bilanci alterati per nascondere il reale stato in cui versava la società, un grave dissesto finanziario da quale poi è scaturito l'avvio di una procedura di liquidazione giudiziale nel 2023. Inoltre, i finanziamenti ottenuti sarebbero stati in parte trasferiti sui conti correnti del bresciano attraverso bonifici giustificati da operazioni commerciali inesistenti. In particolare, l'agente, sebbene formalmente non dirigesse l'azienda, ne avrebbe assunto l'amministrazione, creando anche quei documenti falsi per millantarne la solidità. Perquisizioni e indagini proseguono per capire se vi siano stati altri finanziamenti illeciti e per quantificare il danno all'erario, garante dell'80% del credito erogato. L'agente bresciano è inoltre finito nei guai in un altro filone di indagine portato avanti dai finanzieri Comaschi per vicende analoghe. E nelle ore successive a questa operazione c'è stata anche una presa di posizione di Banca Progetto SPA, citata da alcune testate giornalistiche, come appunto questa società che abbiamo sentito nel servizio di poc'anzi. Una nota abbastanza dura: Banca Progetto SPA, in relazione a notizie di stampa diffuse in data odierna relative a indagini della Guardia di Finanza di Brescia, precisa di essere parte lesa nella vicenda, fa sapere appunto nella nota Banca Progetto. La banca conferma la propria volontà di collaborare con la Guardia di Finanza e le autorità competenti e si riserva di assumere ogni più opportuna iniziativa, anche in relazione alla diffusione di notizie false e diffamatorie per danni che potrebbero arrecare all'istituto. Proseguiamo ora con la cronaca, lo facciamo con un arresto che è avvenuto in città, operato dagli agenti della Polizia di Stato, per la precisione del commissariato Carmine. Curiosa perché per rintracciare questo rapinatore gli agenti hanno utilizzato il GPS dello smartwatch che si era intascato. La polizia di Stato ha arrestato un uomo per rapina e sventato un tentativo di furto in un negozio a Brescia. Due presunti malfattori hanno aggredito un passante in Viale Italia, sottraendogli uno smartwatch. Grazie ad una segnalazione al 112, gli agenti del commissariato Carmine sono subito intervenuti, rintracciando uno dei rapinatori proprio grazie al GPS dell'orologio appena rubato. L'uomo, un trentenne con precedenti, è stato arrestato e portato in carcere, mentre le indagini ora proseguono per provare a rintracciare il complice. Nella stessa giornata, un altro equipaggio ha ricevuto la segnalazione di un furto in un negozio. Un cittadino aveva infatti notato un giovane che cercava di nascondere della merce rubata. Gli agenti sono arrivati rapidamente e, dopo aver ascoltato il personale di vigilanza, hanno arrestato un ragazzo di 18 anni che è stato identificato e deferito in stato di libertà per tentato furto. In provincia ora per due arresti operati dai carabinieri, due storie che appunto sono ben distinte ma hanno anche molti punti in comune. Due inseguimenti e altrettanti arresti nel giro di appena una manciata di giorni in provincia di Brescia. Il primo caso è avvenuto a Capriolo, il secondo invece a Ospitaletto. In entrambe le occasioni i fuggitivi hanno deciso di provare a dileguarsi pigiando sull'acceleratore, una volta avvistati, i carabinieri del radiomobile di Chiari, ma senza successo. Un sessantenne con precedenti è stato fermato e, oltre a non avere la patente, è stato anche trovato in possesso di ben 35 dosi di cocaina pronte per la vendita. Un ventunenne, ugualmente sprovvisto di patente, si è lanciato in fuga con un'auto di grossa cilindrata e, sentendosi braccato, ha proseguito a piedi. Anche in questo secondo tentativo è fallito e i militari, dopo la perquisizione, gli hanno sequestrato circa mezzo chilo di marijuana. L'arresto del ventunenne è stato convalidato dal giudice che ha disposto, in attesa del processo, l'obbligo di permanenza notturna nella propria abitazione e di presentazione per 2 volte alla settimana, mentre il sessantenne è stato portato in carcere in attesa del giudizio.
Cambiamo argomento, iniziato alle 9 di questa mattina e proseguirà per 8 ore lo sciopero indetto dai sindacati ieri sera d'urgenza dopo quanto avvenuto a Genova, l'aggressione a un operatore all'interno di una stazione, sciopero del trasporto ferroviario in tutta Italia. In seguito al grave episodio di aggressione di un capotreno verificatosi nel pomeriggio di oggi, 4 novembre, alla stazione di Genova Rivarolo, i sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale dalle 9 alle 17 di martedì 5 novembre per gravi eventi lesivi della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori. È la nota con la quale i sindacati hanno proclamato lo sciopero. Il Trenord ha informato i lombardi dei possibili disagi nella giornata di oggi. Anche i treni regionali, suburbani e il servizio aeroportuale in Lombardia quindi potranno subire cancellazioni e variazioni di percorso. Le fasce di garanzia non sono coinvolte dallo sciopero, quindi treni regolari dalle 18 alle 21. Maggiori dettagli in forma Trenord saranno disponibili sul sito trenord.it, seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione di treni in real time attraverso l'app di Trenord. La politica, ieri un sopralluogo a Canton Mombello da parte di una delegazione leghista. Gli esponenti politici del Carroccio hanno ribadito la volontà forte di chiudere Canton Mombello. Sta di fatto che per il momento nessuno si è voluto sbilanciare, non vi sono appunto certezze da questo punto di vista, un po' come anche nei mesi scorsi avevano chiarito a più riprese non solo il Ministro della Giustizia ma anche i sottosegretari in Parlamento. Appena concluso il progetto di Verziano, sicuramente la volontà di Roma, la volontà di tutti noi e noi spingeremo affinché ciò accada, Brescia deve essere assolutamente chiusa, perché è una struttura che non può rimanere assolutamente aperta. Ma lo dico in primis per i miei colleghi, perché lavorare in queste condizioni è veramente assurdo, perché noi lavoriamo in una struttura vecchia, obsoleta, dove fai veramente una fatica enorme. Poi abbiamo una tipologia di detenuti completamente diversa rispetto a qualche anno fa. È chiaro che ci sono alcune situazioni che oggettivamente sono irrecuperabili. È vero che l'aspetto rieducativo deve essere il principio cardine per chiunque entra in istituto penitenziario, però evidentemente ci sono delle persone a cui non interessa minimamente rispettare le autorità e essere rieducati per poi vivere nella società odierna. Ci sono persone nei confronti delle quali è impossibile applicare una funzione rieducativa da parte del carcere per questioni anche di abuso di sostanze stupefacenti, c'è tutto il tema dei malati psichiatrici, quindi rispetto ad alcune persone la funzione rieducativa è pressoché impossibile, ma queste persone non devono pregiudicare questa opportunità per chi invece vuole e può essere rieducato. Possiamo in sintesi dire quando ci sarà il padiglione costruito all'interno di Verziano. Quando ci saranno le aree esterne, questo chiude o no? Ad oggi è difficile dirtelo. Noi ci auguriamo e vogliamo che chiuda. L'obiettivo nostro è chiudere questo carcere. Speriamo e ci auguriamo che ciò succeda. Ovviamente bisognerà anche vedere quale sarà la situazione del numero dei detenuti nel momento in cui si realizzerà questa struttura. Ci occupiamo ora del problema delle aree dismesse che riguarda tanto la città quanto la provincia di Brescia. Lo facciamo grazie al lavoro di un collega del dorso bresciano del Corriere della Sera, Pietro Gorlani, che ha pubblicato proprio nei giorni scorsi un'inchiesta su questo tema. Intervistato dal nostro direttore Paolo Bollani, ci ha dato qualche numero, qualche informazione in più e anche un paragone, una metafora che sicuramente è molto ad effetto, ovvero le aree dismesse sul territorio provinciale di Brescia e in città sono praticamente equiparabili alla grandezza del lago d'Idro. Abbiamo di aree dismesse qualcosa come 800 ettari. Il lago d'Idro in realtà è leggermente più grande perché sono 11,3 km quadrati, quindi sarebbero 1100 ettari. Però diciamo anche che non abbiamo una dimensione reale definitiva di quante sono le aree dismesse. Può essere, e almeno dal mio calcolo che ha richiesto giorni di lavoro, è un calcolo per difetto, perché se a noi andiamo a analizzare e a leggere il rapporto di Regione Lombardia che possiamo trovare online sulle aree dismesse, tra l'altro un rapporto che ha qualche anno e andrebbe aggiornato, troviamo 93 aree industriali dismesse,
di cui qualcuna già recuperata, penso al consorzio agrario di Bagnolomella, per esempio, per fare un esempio chiaro e immediato. Altre invece non ci sono, e penso alla Caffaro, penso all'ex Selca di Verzodemo. Questo per dire che un quadro esaustivo e completo della situazione in provincia non l'abbiamo. Certo è che una provincia, tutti lo sappiamo, quasi calvinista dal punto di vista della dedizione al lavoro, ha lasciato nei decenni e oserei dire negli ultimi 2 secoli una quantità di industrie e di non più utilizzate sul territorio che fa spavento. E quindi da qui l'idea di utilizzare anche in maniera efficace giornalisticamente questo richiamo al lago d'Itro, il più piccolo dei 3 laghi bresciani, che comunque insomma, tanto piccolo non è, ecco, non è un laghettino alpino o un laghetto per la pesca sportiva, un lago a tutti gli effetti, e pensarlo pieno di industrie dismesse è un'immagine, no? Anche iconica, abbastanza potente e che rende l'idea di quanto c'è da fare sul territorio. Questo ovviamente era solo un piccolo assaggio, l'intervista completa la trovate sul nostro canale YouTube, ma vi invitiamo anche a recuperare l'inchiesta sul Corriere della Sera, edizione Bresciana online, un lavoro davvero, davvero molto bello e minuzioso del collega Pietro Gorlani. Proseguiamo ora con un'altra notizia, il 25 di novembre, come ogni anno, ricorrerà la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. A Brescia però già da questi giorni e per tutto il mese di novembre fino a inizio dicembre ci saranno una serie di appuntamenti davvero variegati per mantenere alta l'attenzione su questo problema che sul nostro territorio purtroppo non accenna a diminuire. Ci racconta tutto e ci dà anche qualche numero la referente della cooperativa sociale Butterfly, Moira Otelli. Sono circa 48 iniziative di carattere culturale che si dividono tra mostre, rappresentazioni teatrali e anche incontri sulla tematica appunto della violenza di genere. Sicuramente un modo per tenere alta l'attenzione, è un modo per sensibilizzare, per far emergere ancora questo fenomeno che rimane per la maggior parte dei casi sommerso. Solo le donne sono coinvolte? No, sono coinvolte le donne, sono coinvolti gli uomini, sono coinvolti i minori. La violenza coinvolge tutti, non coinvolge solo le donne sono le vittime, sono le sopravvissute della violenza. Siamo alla fine del 2024, che anno è stato? È stato un anno in linea con gli ultimi anni, il trend è sempre quello, è sempre un numero molto importante. I 2 centri antiviolenza, Casa delle Donne e Butterfly, registrano comunque più o meno gli stessi numeri dello scorso anno, 330 contatti, 244 prese in carico, sono tanti minori ancora coinvolti in questo fenomeno e l'unico trend un po' diverso è lo registrano alternativamente i due CAV. Casa delle Donne ha avuto un aumento di donne italiane come richiesta di aiuto, Butterfly ha avuto un leggero aumento di donne non autoctone. Qual è la richiesta d'aiuto? Beh, la richiesta di aiuto è sommariamente una richiesta di protezione. Basta pensare che anche il numero dell'intervento in emergenza H24 mantiene lo stesso trend. Sono 101 a oggi gli interventi H24, circa una decina al mese, circa come gli altri anni. Quindi la richiesta che viene fatta in emergenza è un colloquio, un ascolto e a volte una richiesta di protezione. Sono 38 le donne collocate con 42 minori ad oggi. Quindi anche questo è un dato importante. Le donne invece che fanno accesso ai centri antiviolenza vogliono raccontarsi, vogliono aiuto, vogliono chiedere sostegno. Il programma completo lo trovate ovviamente sul nostro quotidiano online, livebrescia.tv. Proseguiamo ora con il meteo, con uno sguardo, grazie agli esperti di 3B, sulla settimana iniziata proprio ieri e con un'altra settimana con il sole ancora protagonista nonostante l'inizio di novembre. Bentrovati in aggiornamento con il TG di 3B, una situazione di blocco sull'Europa. Anche nei prossimi giorni i modelli ci fanno vedere come l'anomalia di pressione rimarrà proprio sull'Europa centro-orientale, quindi tra le isole britanniche, tutti gli stati centrali del vecchio continente, penisola balcanica, ma anche l'Italia. Grandi sistemi depressionari non riusciranno a scalfire questo anticiclone che anzi si muoveranno a latitudini più settentrionali, dovranno circumnavigare quest'alta pressione molto più a nord.
Il blocco ad Omega, quindi, come notiamo anche delle immagini satellitari odierne, rimarrà sempre tra il Mediterraneo centrale e l'Europa centro-orientale. In sintesi, la previsione per questo avvio di settimana, con l'alta pressione sull'Italia, un po' di variabilità nei prossimi giorni solo all'estremo sud, altrove cielo sereno poco nuvoloso, foschie dense, nebbie in pianura padana e sulle vallate del centro. Ulteriori dettagli, approfondimenti scaricando l'app di Trevi Meteo. Lo sport con un risultato del fine settimana di cui eravamo in debito con voi, la pallanuoto, una AN Brescia che davvero non si ferma più. In quel di Firenze dilaga una vittoria larghissima per 21-8 contro i padroni di casa, si tratta dell'11° successo consecutivo. La AN Brescia si regala un'altra vittoria, è l'11ª di fila fra campionato e coppa, mantenendosi così aggrappata al due polio formato con Recco. I bianco-blu dilagano letteralmente, Alesiani e compagni mettono in scena uno show offensivo condito da una difesa asfissiante, avendola meglio sulla Florenzia per 21-8. Brescia segna praticamente in qualsiasi modo, dal centro con il duo del basso Gianazza, dal perimetro con i suoi cecchini in controfuga, oltre che dal tiro di rigore. Una forma dirompente, quella mostrata dai ragazzi di Coach Bovo, che impressionano, oltre che per il largo punteggio finale, per la maturità e la concentrazione messa in vasca lungo tutta la gara. A ciò bisogna aggiungere che la vittoria è arrivata in casa sì di una neopromossa, che però fino ad oggi era imbattuta. Abbiamo iniziato bene dietro, rubando tanti palloni, e poi siamo stati efficaci anche in attacco contro la loro zona M, il commento finale di Coach Bovo. Abbiamo creato subito un buon gap di vantaggio e mantenuto il ritmo alto per tutta la partita, sono contento. Anche Ferrero, molto soddisfatto della vittoria a domicilio nonostante il turno infrasettimanale di Eurocup. Siamo stati concentrati per tutti i quattro i tempi, nonostante le fatiche di Coppa, ha detto il Leone. È importante affrontare le partite al massimo senza sottovalutare nessuno, e anche oggi lo abbiamo dimostrato. Ci fermiamo qui con questa edizione del telegiornale. Tutte le notizie però, come sempre, sono in aggiornamento su LiveBrescia.tv, il nostro quotidiano online. Eccolo qua, sul quale, se volete, potete anche trovare la diretta in streaming di Live 24 ore su 24 in questo piccolo box a destra dei vostri teleschermi. Tutte le notizie però le trovate non solo qui, ma anche sulle nostre pagine social, i nostri canali Telegram e WhatsApp, e ovviamente anche sulla nostra applicazione gratuita. Grazie per averci seguito anche quest'oggi. Il notiziario si aggiorna questa sera dalle 19:00, quindi per il momento non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e a presto.